fans. Ciao fans, è una domenica mattina di autunno inoltrato. Fa abbastanza freddo, anche se adesso col sole si sta un po' meglio. È mezzogiorno e stiamo partendo per un giretto tranquillo. Cioè perlomeno 350 km, una roba easy. È come 100-700 kg di zumba. Andiamo? Andiamo. L'idea del giro di oggi è una cosa molto tranquilla, dato che il tempo ormai non ci assiste più. Andremo fino a Como in autostrada e poi faremo il lungo lago fino a Bellagio. E se poi il tempo, sia atmosferico che l'orario, ce lo permetteranno, andremo a fare il culmine San Pietro e Valcava, salendo dall'altro lato. Ma porca che si è spenta. Ma come? Come ti sei spenta? In seconda. Ma come al solito? Sì. Non è molto normale sta roba. Adesso entriamo in autostrada e ci spariamo tutta l'autostrada fino a Como. Attenzione fans, è già stato un incidente e noi andremo a guardare. Non è che andiamo a guardare, che è proprio qua in mezzo. Cioè passiamo. Sono tamponati. Bello. Bello. Sicuro guardava il telefono per tamponarlo così. Beh dai, riprendiamo la scorrevolezza. Siamo arrivati alla nostra uscita. Che precisione. Ciao. Che precisione, le ho detto, dovrebbe essere qua il primo intertempo. Fuck. Ciao. Ma a parte le tempistiche sempre ottimali. Vai, sai qual è la prossima tappa? Indovina. Boh. Il benzinaio. Perché ho l'attacco, ovviamente. Bene, sono in riserva, attenzione. Primo benzinaio, fermati. Bene, abbiamo trovato anche Matteo. Poverino, tipo qua da un'ora. Noi siamo sempre molto puntuali comunque. Metti la freccia così si ferma anche lui. Costa solo 1,80. Porca c***a, fanculo. Dai vabbè, economica. Ma dove mi metto? Qua? Tu devi farla? Sì, rabbocco anch'io tanto che sono qui. Mi metto dietro di te o qua? Dipende se la vuoi pagare o se la vuoi gratis. Vabbè, ma la pago, non è un problema. No, mettiti dietro di me, dai, almeno occupiamo solo una pompa. Dai, costa poco. Ma è quanto in autostrada in Liguria, eh? Ti ricordi i fantastici 2 euro al litro? Porca, è vero. Accetto solo banconote, cazzo. Non ne ho. Ho solo 50. Questo è un grosso problema. Porca. Abbiamo un grosso problema. Ovvero? Hai delle banconote che non siano dei 50? Non ho delle banconote. Fantastico. Non c'è un di bancomat qua vicino? Ma se prelevi ti dai tagli grossi. Vuole cantare? Bancomat. Ah, è lì il bancomat. Vediamo se riesco a tirare fuori 10 euro. Prendi, boh, tipo digli 120 così ti dai 20. Perché gli devo dire 120 che ho il portafoglio pieno di 50? Gli dico 20, così mi dà il 20. Ecco, non è neanche intesa, mi tocca anche pagare la commissione. C'è 20, fammi prelevare 20. Conferma. Adesso mi dice, taglio esaurito. Apri il tappo. La mia è vuota, completa. A parte che costando 2 euro al litro. Sì, appunto. Dovrebbe starci. Natale anticipato. Come tutte le volte. Sì, siamo già a 15,60 euro. E la madonna. Sì, ho detto sì, magari non ci stanno. Non è neanche piena. Cioè, nota bene, ho prelevato 20 euro dal mio conto per far benzina alla tua moto. Ma è la legge della vita, eh. Quale sarebbe? Che per trombare bisogna pagare? Sei a posto adesso? Grazie, sì. Possiamo andare? C'è il cavalletto, il cavalletto, il cavalletto. C'aveva ragione a non partire allora. Andiamo, non arriva nessuno.
Molto bene, dopo che la mi ha gentilmente fatto benzina, costava bene 1,79. Ripartiamo per questa avventura, cielo azzurrissimo, siamo a Como, c'è Matteo con noi, ormai è il nostro tipo accompagnatore. È una mascotte. E prima o poi, lui non lo sa ancora, ma gli ruberò il casco. E io la moto. Ok. Quindi tornerò a casa a piedi. Della serie, grazie per la moto, grazie per il casco, ciao. Se non fosse per l'asfalto che fa abbastanza schifo, di per sé è, dai, anche carina da guidare. Da posto il pullman. Bello. Quanto manca Bellagio? 25 minuti. Ma perché la strada fa schifo. Che targa è? Pio Pio? Ehi, certo, Gran Bretagna. Ci sono due curve e poi le case col paese. Due curve e le case col paese. Che palle. Dai, sta durando un po' di più questa. Sì, qua è divertente. Ma le mani come stanno? Le hai messe sotto guanti? No. Io ce le ho fredde con i guanti invernali. Cioè le sento ancora tutte, però comunque sono fredde. Le sento ancora tutte. Beh, è un buon metodo di giudizio. Beh, siamo arrivati. Qua ci sono i Cash, Bellagio, con i Bauscia. Uè, Milanese, sono Bellagio. È bello qua. Adesso il prossimo intertempo è la Madonna del Ghisallo, eh. Ti ricordi queste strade insieme noi due la prima volta? Sì, tu che hai messo il rossetto dicendo almeno non lo bacio. credevi! Abbiamo fatto questa stradina, me la ricordo. Ma avevo parcheggiato qua avanti forse. Proprio avanti, era un parcheggio grande. Avevo parcheggiato qua. Ah sì, è vero. Che limonata in sto parcheggio. Cioè, tipo per i 2 anni potremmo tornare qua a mangiare. 6 months later. È per questo che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione io resto a casa. E inizia la bagarra. Beccati che vista. Ma che bello abitare qua. Non sei fermato quando no. Hai suonato, eh. Ha continuato a venire indietro, per quello che ho suonato anch'io. Madonna del Ghisallo, Ghisallo. Sarà questa? Beh sì, immagino di sì. Bene, io proprio sui cocci praticamente. Vabbè, ma nessuno ti ha obbligato a fermarti lì, eh. Boh. Perché devo prendere sempre il parcheggio di merda io? Perché scegli male. Io mi sposterei un po' da lì però, eh. Ma va? Come faccio, amore? Vieni qui, c'è un sacco di spazio. Come faccio adesso a spostarmi? Dove vado? Come faccio? Spostamela, per favore! Un secondo, mi sto mettendo il telefono in tasca. Dai, scendi da sta roba. Guarda qua, che schifo. Si era incugnata giù nei sassi. Andiamo a vedere cosa si vede. Sì. Comunque è fichissima questa moto. Mi piace, cioè mi piace. Però i fanali. Come presentano quella nuova, sono un po' diversi. Sì, vabbè, però la forma è più o meno quella. Sono un po' più ovali. Bene fans, stiamo scendendo dalla Madonna del Ghisallo, stiamo andando a... Al culmine San Pietro. Stiamo andando al culmine San Pietro. Comunque mi aspettavo un paesaggio più bello qua in alto, eh. Sì, si vede un pochino il lago, cioè niente di che. Sì. E questi? Ma ti pare, cos'è la conquista dell'Italia? Con la bandiera americana? Ma quella con i leggings in pelle, scusami.
Vabbè, tutto bene. Oh, ma guarda che giornata della Madonna. Sì. Adesso andiamo su, là, su quelle montagne là, eh. Ma va? Eh sì, scolliniamo lì dietro. Cioè, guarda, per dire, è più bella la vista qua che su. Foto? No, facciamo in tempo, è tardissimo. Ma guarda che bello, sembra la strada della Forra. È vero, sembra un po' la strada che scende... Sì, sembra un po' la strada della Forra. Sono già le tre. Vuole tempo quando si diverte. Casa, casa! Adesso dovremmo essere arrivati a Lecco. Siamo sulla SS36. Non ancora. Falso, siamo sulla SS36, la strada statale del lago di Como e dello Spluga. La senti l'aria pulita? Sì, eh. Di brutto. Vai, supera lì. Che ragazza ribelle. Mica, se no siamo 4 anni in galleria. A qua, passo culmine di San Pietro, a destra. Bene, Fans, siamo arrivati alla strada che porta al culmine di San Pietro. Ciao, Fans! Siamo qui alla Madonna del Ghisallo. Bello. Eros sta auto facendo una storia. Sto mandando video miei. C'è il nostro amico Matteo. Eros, che tempo c'è? È un sole azzurrissimo. Siamo partiti da casa con poche aspettative, ma è migliorato strada facendo. Andiamo a far pipì? Vabbè, è importante. Vabbè, onesto. Bello, bella storia comunque.